Oggi prepareremo insieme il mallone, che viene fatto con patate e broccoli. Una premessa: il mallone viene fatto, come detto prima, broccoli e patate. E i broccoli dovremmo usare le foglie dei broccoli di rapa. Io non le avevo e mi sono detto: oggi voglio provare con i broccoli calabresi. E vi devo dire che l'esperimento mi è riuscito. Ho lessato, come avete visto prima, i broccoli e poi li ho schiacciati nello schiacciapatate. Dopodiché ho aggiunto una patata che ho precedentemente lessato e sbucciato e schiacciato sempre nello schiacciapatate. Ho unito il tutto, ho aggiunto sale e pepe. In una padella antiaderente ho messo 2 cucchiai di olio e uno spicchio d'aglio, dopodiché ho fatto rosolare per qualche minuto il mio mallone con il peperoncino ed ecco qua, pronto e saporito. Quindi, anche se non avete i broccoli di rapa e avete questi calabresi, vanno bene lo stesso. Certo, il sapore non è come quello originale, ma possiamo optare comunque per questo tipo di soluzione. Provatela e fatemi sapere se siete della mia stessa opinione. Un bacio da Mary Cake.